tempi non sospetti. La tutela dal dissesto idrogeologico deve essere una priorità nazionale, è un rilancio dell'economia perché comunque sono opere pubbliche, ma è una messa in sicurezza dei nostri territori. Per cui direi di investire velocemente su questo fronte, abbiamo bisogno di meno asfalto e di più argini, di più casse di espansione ai bacini, e di farlo utilizzando i governatori, dando loro poteri speciali, quindi rapidità d'azione in modo tale che si possano fare le opere velocemente. Quindi tutela del territorio e in qualche modo federalismo sono due punti del problema che possono andare insieme. Ma vanno assolutamente assieme. Gli amministratori che sono, ricordo, eletti direttamente dal popolo, non più dai consigli, dai loro consigli, hanno un mandato popolare che è chiaro, che è quello di dar corso a un programma e che è quello di tutelare gli interessi dei territori. Il primo interesse del Veneto è quello del dissesto idrogeologico. Lo dice chi ha realizzato 812 opere per 137 milioni di euro da dopo l'alluvione e sta tentando di realizzare con un po' che fatica anche 12 bacini di laminazione, quindi casse di espansione. Il Piave è l'assoluta emergenza, lo è perché nel 66 ha dimostrato con tutta la sua forza quanto può valere una esondazione. Penso a tutto quello che potrebbe accadere a San Donà piuttosto che nei comuni rivieraschi e fuori Golena ovviamente. E dico che il Piave ha bisogno di interventi idraulici importanti che sono rappresentati da casse di espansione. Non entro nel merito delle progettualità, però dico che qualcosa bisogna realizzare, bisogna mettere in progetto, anche perché non si è fatto nulla, dal 66 a oggi si è solo chiacchierato. Ma la diga di Fazè mi sembra di capire che non trova alcuna condivisione dei territori e non deve essere calata sulle spalle dei cittadini. Dico che però ci sono comunque delle opere che possiamo fare alternative, che sono quelle delle casse di espansione, di bacini di laminazione, approfittando di aree che possiamo naturalmente allagare in maniera controllata e che resteranno allagate nel peggiore dei casi qualche giorno, forse una settimana, ma che poi torneranno aree agricole. Presidente, polemiche sulle previsioni, si è arrabbiato molto. Sì, guardate, noi non abbiamo la sfera della verità e bisogna anche renderci conto che interpretiamo dati scientifici che sono elaborati da tecnici, da persone tra le quali università che si occupano di questo e fanno delle previsioni a 24-48 ore, addirittura cercando di ipotizzare l'altezza dei fiumi in particolari punti. Possono essere esatte, possono essere sbagliate e effettivamente abbiamo comunque azzeccato nella previsione generale, ma il problema è che il cittadino e in generale gli amministratori, che non giustifico, non possono far credere ai cittadini che si debba azzeccare tutto tre giorni prima, perché se così fosse ogni amministratore sarebbe invitato a farlo autonomamente. Venezia qua alta, le varie vittime sono i cittadini veneziani, ha detto, e poi una domanda sul litorale, no? È stato colpito anche. Ma è stato colpito tutto il Veneto, ricordiamo anche questo, non solo la città di Vicenza, stiamo parlando di molti territori che hanno avuto difficoltà, penso anche alla mia provincia, la provincia di Treviso, che ha avuto non poche esondazioni, il fiume Meschio, il Livenza, il Bacchiglione, l'Alpone, insomma abbiamo avuto un sacco di crisi, l'Adige, e per dire cosa? Per dire che noi però non possiamo dimenticare la tragedia che ha vissuto e sta vivendo Venezia, che è quella di una quota a un metro e mezzo di fatto, che è quella dell'isolamento totale dal mondo di molti anziani, che è quella di avere negozi, magazzini, case allagate, totalmente allagate. America's Cup, cambiando il momento, sempre restando però su Venezia. Io trovo assurdo dare un finanziamento di, mi dicono, 2 miliardi di euro per risanare i bilanci del Comune di Napoli e vedere che poi che si va ancora a finanziare magari l'America's Cup. Questa era una partita già chiusa a Venezia e quindi io sono assolutamente a fianco al sindaco Orsoni per qualsiasi tipo di battaglia. L'America's Cup è una partita tutta veneta e deve restare veneta. Anche per i danni all'economia del Veneto? Beh, l'America's Cup vale per noi 40 milioni di euro. L'indotto che si creerebbe in Veneto ed è a beneficio dei veneti. Guardi, noi già paghiamo tante tasse, le regaliamo a molte regioni che sprecano e ci lasciano in pace sul fronte dell'America's Cup. Resti in Veneto, legato invece al federalismo, il fatto del TFR e altre cose. La partita sarebbe economicamente importante. Ma dare la liquidazione come lavoratori a Roma che te la gestisce per tutta la vita per poi restituirtela con una redditività dell'1%, noi diciamo invece di darla a Roma si faccia una legge e resta in Veneto la liquidazione dei Veneti, la TFR dei Veneti, e noi la investiamo nelle opere pubbliche. Invece di pagare 5, 6, 7, 8% di costo finanziario a chi ci presta i soldi, preferiamo darlo ai nostri veneti, almeno si troveranno una liquidazione molto più, diciamo, cospicua rispetto alla gestione romana.